Prego, avvocato. Grazie. Avvocato Bordeaux per Rosa, eccellenze della Corte, intervengo con una speranza che ho avuto per tutta la mattina, anche se i colleghi hanno già fatto molto affinché voi possiate accedere ad un caso che io ritengo estremamente complesso e svolgere quel ruolo gravoso che vi appartiene. Perché mi permetto di ritornare su questo, forse in modo un po' ridondante, su questa complessità e sulla vostra gravosità di esame, perché qui è certo che voi avete i pilastri della procedura, la testimonianza, il DNA, la confessione, sui quali ci sono delle criticità che a me non è mai capitato di vedere mai. I nostri avversari hanno parlato di cascata di prove. Io non voglio dire cascata di criticità, ma sicuramente criticità che è difficile vedere. Ora, prima della nostra richiesta di revisione, vi è giunta la richiesta della Procura Generale di Milano. Io credo di dover spendere due parole su questa richiesta, perché credo che in modo cristallino, veloce, abbia individuato quei punti di complessità e di criticità. Laddove dice Frigerio, le dichiarazioni di Frigerio hanno un percorso accidentato e non è null'altro che la verità. Quando vi parla del 20, che voi trovate 20 dicembre, che cosa avrebbe detto, che voi trovate in tutte le sentenze, ne hanno già parlato. Fatemi dire però di Frigerio la criticità di Rosa. Voi avete la sentenza della Cassazione. La Cassazione, seppur non aveva gli elementi nuovi di prova che adesso vi offriamo, proprio perché giudice colto, giudice che la testimonianza la guarda, la vede, anche senza la prova scientifica, dice: ma queste dichiarazioni, ma questa Rosa che compare dopo un anno? E la risposta non è certamente la non buona fede di Frigerio, che è sempre stata pacifica per tutti noi. Ecco la criticità della traccia. Io non so, ve ne parlerò per una richiesta, ma credo che quando la Procura di Milano dice anche questa un esito, un incedere tortuoso, sia il minimo che si possa dire, perché non ho anche di questo elemento notizie di precedenti, di cambiamenti di verbale, cioè un verbale di perquisizione e sequestro è un atto su cui noi facciamo fede e invece a Rosa e Olindo hanno ritenuto di spiegare a processo non un processetto ma un processo di quella dimensione là, che cosa? Che cinque, qualcuno ha parlato del grande bluff, cinque carabinieri che l'avevano fatto, quel verbale, tutti si sono chiamati fuori e gli hanno spiegato che ce n'era un altro avanti. Ma queste due, criticità di queste due prove importantissime che complicano la vostra valutazione. E, ecco, secondo me, però, voi avete un orecchio più allenato per capire questa criticità. Il nostro problema, il mio problema da 17 anni è altro. Il mio problema da 17 anni riguarda una sorta di, non so come chiamarla impropriamente, cortocircuito
Per cui io che credo nel, in quello che faticosamente noi tutti facciamo, ho questa situazione, ho in carcere Rosa con una disabilità che, visto che è quella esattamente che noi sosteniamo e che abbiamo provato, è una disabilità che ti crea sofferenza tutti i giorni. E vedo delle sentenze che questo elemento, quale l'elemento, la valutazione scientifica, la valutazione clinica di Rosa, la valutazione psicopatologica di Rosa e di Olindo, è un dato che a queste sentenze è completamente mancato. Noi questo dato non l'abbiamo potuto acquisire, lo abbiamo ora. Questa per me è la criticità più grave che chi si confronta con questo caso ha, perché le confessioni ci sono. E quindi entrare invece in quello che hanno fatto i nostri scienziati, li chiamo così, quella consulenza multidisciplinare, che significa che io prima faccio una valutazione di loro e poi ti guardo, valutazione fatta con le nuove metodologie, e ve ne hanno già parlato fin troppo, intendo dire, credo che siano più che esaustive le valutazioni che hanno fatto, che vi hanno dato su questo punto, ma una valutazione clinica a cui poi si accompagna tutta una nuova scienza che dice che cosa? Che se hai una persona fragile è un problema quando fai determinate diciamo modalità di interrogatorio. Io, ritornando quindi al fatto quanto sia prezioso per noi questo lavoro fatto da, vi hanno detto, un numero importante di professionisti, di università da Torino fino a Bari, si sono spesi per cercare di spiegare alla fine chi sono Rosa e Olindo e perché certe dichiarazioni che loro hanno fatto, le confessioni, sono false. Non si sono sostituite a quello che è la vostra valutazione. Ho sentito dire in aula che quella consulenza sarebbe una consulenza che vi priva di qualcosa. Si sostituisce al giudice? No, quella consulenza è una valutazione clinica, è un dato scientifico che dice che cosa sono quelle tecniche che possono influenzare la deposizione. Io però tengo, perché ho sentito alcune considerazioni su questa consulenza e sulla valutazione clinica di Rosa. Qualcuno in quest'aula ha detto: non ci posso credere, ha letto delle risposte che ella ha dato a alcune domande e ha fatto un balzo sulla sedia, perché è evidente a tutti la portata determinante chi ho di fronte. Il balzo sulla sedia l'hanno fatta i nostri contraddittori, e quindi la novità di questo elemento è lì solo da vedere. Ma vedete, ne dubitano. Ora, non credo che qui la consulenza abbia fatto solo, e solo è un eufemismo, quella valutazione clinica importantissima, ma è andata anche a intercettare gli indici. Come è stato detto, ma quando mai Rosa ha quelle, sofferenze? Vabbè, non si ricorda la sua data di nascita, l'avrebbe detta al giudice con una certa fatica. Allora, io due considerazioni. La prima, non l'ha detta con una certa fatica, perché il giudice, attento e piano e cercando di fargliela dire, e 7 pagine, e poi l'ha dovuta dire il giudice. Perché ne avete il GIP?
con questa difficoltà di dire quando è nata? Perché ho sentito dire che tutto è registrato. Diciamo che nei precedenti interrogatori questa parte non è registrata, quindi non sappiamo quanto ci hanno messo. Con tutta probabilità anche lì 5-7 non pagine, ma tempi. Perché appunto qui non è, vi danno delle indicazioni, non solo perché vabbè ha sbagliato la data di nascita, ma ci sono un problema di verbalizzazione. Ora io vi prego di ascoltare quelle dichiarazioni. Io Rosa non riesce a verbalizzare neppure correttamente coltello e spranga, che si presume, anzi no, si è ritenuto che questa abbia addirittura utilizzato. Quello che questa valutazione del tutto nuova ci consegna, che cos'è? È una persona con, abbiamo detto, un disturbo. E che cos'è questo disturbo? La scienza cosa dice che sia questo disturbo? Questo disturbo porta la persona a non essere autonoma. Intendo che ha bisogno di un supporto, e questo è importantissimo. Il collega ha già accennato, Rosa, proprio per questa situazione di fragilità, ha paura di tutto. È un problema prendere un mezzo di trasporto. Ma perché ha questa cosa con la quale si confronta? E passo subito all'altra accertamento, che per me forse è ancora più importante rispetto all'accertamento, alla valutazione clinica. La valutazione psicodiagnostica. Perché nella valutazione psicodiagnostica io che cos'ho? Ho una fotografia che è mancata al giudice della cognizione ed è la chiave di lettura di questo caso, cioè quel disturbo dipendente. Il disturbo dipendente vuol dire che se mi dici che mi fai delle cose brutte, io posso spaventarmi, ma se mi dici che mi separi dal mio sostegno, io quello non posso tollerarlo, e questo lo dice la scienza. Ecco che allora tutti questi elementi sono mancati e sono nuovi e vi possono condurre in quel compito delicatissimo che solo voi ovviamente avete. Quindi io adesso non voglio parlare degli indici, vi prego, hanno fatto un lavoro minuzioso, non hanno detto una parola che non trovasse un riscontro, sia per la questione cognitiva, sia per la questione del disturbo. Ora, consentitemi però di replicare a quello che dice, hanno detto i nostri avversari, ma quale fragilità? Ma Rosa conduce le danze, ma Rosa con una velocità incredibile passa da cosa a cosa. Ora, è scientificamente provato che una persona che ha quelle fragilità le decisioni non le prende. Quindi Rosa confessa perché qualche minuto prima il marito gli avrebbe detto che avrebbe fatto, anche lui avrebbe confessato un crimine non commesso. Questo si adegua, si allinea, questo lei può fare. E la stessa cosa, quindi non c'è nessuno che conduce le danze, non c'è certamente nessuno che cambia con una velocità, ve lo ha detto il collega, non mi ripeto, che sostanzialmente Rosa le vengono, l'incipit dell'interrogatorio è signora, lei pensa a suo marito pensa a lei e nessuno pensa alla vita. Ed è l'interrogante che dice ho deciso di confessare. E la stessa cosa accade qua, e Rosa dice giusto, la stessa cosa accade dopo, quante ore dopo, quando incominciano con quella lettura farraginosa delle dichiarazioni in cui lei si adegua la prima, adegua la seconda. Questa è purtroppo la situazione con la quale noi ci siamo confrontati da 17 anni, e da 17 anni non abbiamo avuto
questa possibilità di dare questa prova importante. Ora, mi si dice anche, non è vero che c'è questa valutazione clinica che dovrebbe allarmare, che allarmerebbe chiunque in quest'aula, perché si dice, ma tutto sommato è riuscita ad aggiustare una bella confessione. Anche in questo caso voi avete un elenco, non posso, siete da molte ore qua, non posso farvi l'elenco, ma io credo che, signora, non è vero quello che lei sta dicendo, ricominciamo bene da capo, e signora, e non è vero, e non è vero, e lei vuol coprire suo marito, e le cose che sta dicendo non stanno nel cielo dei dica più stupidate, costantemente. Quindi non abbiamo una rosa che governa le danze, tutt'altro. Non meno preziosa a me pare la parte della consulenza che cerca proprio di andare sul dato dichiarativo e di offrirvi degli elementi importanti. Il dato dichiarativo di Rosa è rappresentazione, non di una dichiarazione di cosa nelle confessioni vissuta, ma di quelle che sono le confabulazioni. Uso questo termine perché questo termine ci viene consegnato dalla scienza. Tipiche. Quando il pensiero viene lasciato, la domanda, l'interrogatorio viene lasciato aperto, voi avete una confabulazione e non si può dire altro. Se io mi trovo in un interrogatorio risposte che non sono congruenti né agli accertamenti né al contesto, e questo è. Quindi le confabulazioni sulle lotte che avrebbe condotto con le vittime e tante altre cose che tutte vi vengono declinate da questa consulenza. Allora, quel dato confessorio diventa un dato che non può reggere una condanna. In ogni caso io penso che una consulenza di questo genere debba necessariamente entrare qui dentro, in quest'aula, dare la parola a questo dato di scienza. Io non posso immaginare che queste nuove metodologie, questi nuovi accertamenti abbiano vita solo negli ospedali, nell'università, formino, oltre che curino, ma formino i medici, gli psichiatri di domani, e qui dentro io non posso pensare che non arrivi. Ho dimenticato probabilmente molte cose di replica sul fatto di mettere in dubbio, diciamo, le risultanze di questa consulenza, che probabilmente sono state fatte, ma insomma ci sono batterie di test che saggiano certamente eventuali falsificazioni, e quindi voi avete dei dati clinici assolutamente tranquillizzanti, e quindi una prova che vi dimostra come quel dato dichiarativo sia assolutamente fallace. Dato dichiarativo che i consulenti hanno avuto cura di confrontare, diciamo, sia nel nucleo essenziale sia con le altre dichiarazioni. Vi abbiamo prodotto i video di Picozzi, molto ha già detto il mio collega. Fatemi però fare su questo punto alcuni cenni. Rappresentano una pagina davvero buia di questa vicenda, una pagina che è descritta anche in quella relazione che il carcere ad un certo punto manderà all'autorità giudiziaria, al DAP, al provveditorato, in cui dice che cosa? Che i due sono abbandonati, che uno chiede ossessivamente la cella matrimoniale e l'altra si domanda dove siano i soldi. Avete un provvedimento di sequestro dei beni che vi dice
che cosa è accaduto con una sorta di finanza creativa, avete poi questi video. Allora, io ve l'hanno analizzato questo video di Picozzi su Rosa in modo impareggiabile, credo, i consulenti nella relazione. Perché? Perché vi hanno evidenziato tutto ciò che non ha un contesto di efficacia, di realtà, di costanza. E lasciamo perdere le dissolvenze, e lasciamo perdere che c'è l'interrogante o l'esaminante e l'esaminata che si confrontano sulla riuscita di questi video. Ma questi video contengono proprio quella confabulazione che la scienza vi dice che è il primo indice di vuoi disturbo, vuoi dichiarazione non genuina. E allora quando si vedono narrazioni su violenze che non ci sono, su innamoramenti da rotocalco, su sette, su malefici, su avete tutto, avete lì tutto e avete gli scienziati che ve l'hanno scritto e io desidererei che potessero venire a rappresentarvelo, ma certamente una situazione del genere, se può sfuggire a un interrogante giuridico, certamente non può sfuggire a un esaminante che è specializzato, perché quella situazione, noi, l'ha forse detto il collega, non c'è una domanda. Ma signora, non c'è una preoccupazione visto che ha una donna che ha tutte quelle difficoltà e non voglio neanche stare a ripeterle. Non c'è, nemmeno c'è quando dopo aver abbandonato la confabulazione, dopo aver abbandonato la teatralità, a fil di voce, costei dice mio marito lo dovete lasciare andare perché lui non c'entra niente, non ha fatto niente. Loro al più riescono a difendere l'innocenza dell'altro, ma hanno altre difficoltà. E quindi lì non una domanda. Questi video quindi ve li abbiamo offerti perché ecco, rappresentano un dato dichiarativo confabulatorio ultimativo rispetto ad altre dichiarazioni processuali e penso che possano aiutarvi moltissimo nelle vostre valutazioni. Ora, il video di Picozzi, l'ho trattato, si potrebbe dire molto di più, vi chiedo di emendare le mie omissioni con un'attenta lettura di quello che dicono i nostri scienziati. Ma vorrei passare alla Bibbia. Qui ho sentito dire che la Bibbia è un elemento che risolve tutte le nostre problematiche, tutti i nostri mal di testa, tutti il fatto di non dormire su queste dichiarazioni. Perché con la Bibbia, diciamo che essendo fatta in un contesto dove non ci sono interroganti, non c'è nulla, dovrebbe essere risolutiva per tutto. Vediamo innanzitutto cosa dice la sentenza su questa Bibbia. Dice, allora, è vero, questa Bibbia, chiedo scusa, non ho fatto la premessa principale, viene sequestrata dalla procura. La procura apprende questa Bibbia, quindi l'atto di sequestro è della procura. Nella Bibbia ci sono però delle dichiarazioni di chiara innocenza. Allora, il ragionamento, dichiarazioni di chiara innocenza, che la sentenza risolve dicendo è vero che ci sono, ma sono strategia, tanto che sono solo succedanee alla ritrattazione. Ora, io credo
poi arriveremo alla novità della prova, ma credo che già il ragionamento che trovate in questa motivazione della Cassazione abbia delle difficoltà. Non mi pare una massima di esperienza immaginare che cosa? Che lo stratega, che dovrebbe essere Olindo, si mette d'accordo col pubblico ministero per far sequestrare questa Bibbia dove ha scritto falsamente di essere innocente. Ora vediamo la nuova prova. La nuova prova sulla Bibbia, secondo me, è parte da quella valutazione clinica di cui vi ho già parlato, perché Olindo ha lo stesso disturbo di personalità di Rosa, quindi la sua preoccupazione è quella di non essere separato da lei, e su questo vi ha già parlato il collega. Ebbene, i nuovi elementi cosa fanno? Quindi questo dato clinico è essenziale per andare a leggere la Bibbia, perché altrimenti non capiamo. Allora, i consulenti hanno anche intercettato del nuovo materiale, nuove dichiarazioni di innocenza, ci sono le lettere di Olindo a Rosa, ci sono il libro di Nazareth, dove hanno intercettato un numero di ben 71 dichiarazioni di innocenza tra dichiarazioni di chiara innocenza e dichiarazioni di implicite di innocenza. Quelle che di innocenza non sono, sono un numero assolutamente ridotto. Ma che cosa hanno, diciamo, individuato soprattutto? Che su quella Bibbia non solo c'è scritto perché lui ha confessato e la moglie, perché scrive che era perché loro avevano la speranza di avere una cella matrimoniale, di stare insieme, che purtroppo speravano di potersi così proteggere a vicenda, ma vi individua anche tutti quei passaggi che sono rappresentativi del disturbo, del perché insomma le confessioni sono giunte, quindi non solo una spiegazione da parte di Olindo, ma di una spiegazione che è corroborata proprio da quella da quel dato clinico. E, ce ne sono tantissime. Io non so, Olindo che ricerca l'origine del suo nome e con la Gerusalemme liberata, perché cosa accade? Che la principessa si accusa di un fatto che non ha commesso, Olindo che è innamorato di, e viene incarcerata, Olindo che è innamorato di lei si dichiara colpevole nella speranza di farla liberare, ma tutte e due finiscono ad essere incarcerati. Li salverà una guerriera musulmana che arriverà a intenerita dalla scena. Questo è il modo che Olindo ha per spiegare cos'è successo. Però vedete, io devo ricordarvi che nella Bibbia ci sono anche una serie di invocazioni alla verità, al retto giudizio, a tante cose, ma anche agli aiuti ricevuti. È disseminata dell'aiuto del cappellano, degli aiuti in carcere, degli aiuti che hanno avuto. E uno si domanda, e se l'è domandato la consulenza e i dati che voi avete, ma questi aiuti che cosa sono? Ebbene, sono degli aiuti perché Olindo la spiega così, per riprendersi da quel momento di rassegnazione nel quale loro erano caduti, lui e la moglie. Allora, io mi devo riallacciare per cercare di essere chiara su questo punto a quello che ho sentito in aula. Si è detto
ma le ritrattazioni sono quattro parole. Uno le dice in tre minuti dal jeep, quell'altra addirittura neanche le manda scritte e le fa arrivare al giudice. Che cosa sono quelle cose lì? Ecco, quelle cose lì penso che siano una cosa immensa per loro, perché con quelle due dichiarazioni mettevano a rischio quello che è l'elemento necessario della loro vita, quello di continuare a vedersi. Quindi in carcere immagino che abbiano avuto qualche problema, perché non solo hanno dovuto intercettare questa situazione delicata, ma poi hanno dovuto anche gestire questo problema, perché Olindo, figuriamoci, la sua preoccupazione è: ma non è che non mi fanno più vedere Rosa, e quella cosa là che me la trasferiscono dal carcere mi succede? Ecco, ce l'hanno fatta loro a fare quelle due dichiarazioni. Al processo diranno proprio questo: avevamo paura, anzi no, noi vi diciamo che non siamo stati noi, lo hanno detto anche al processo nelle dichiarazioni spontanee, ma è importante che non ci portiate via, così si esprime Rosa. Quindi la loro richiesta è: noi ve l'abbiamo detto, però non separateci. Purtroppo sapete che appena finito il processo verranno separati e dovrà intervenire quel magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia che probabilmente, capendo la situazione, interverrà, li farà riportare uno a Bollate e uno a Opera, riconsentendo che si vedano. Quindi io non voglio entrare nel diritto del detenuto di avere colloqui. Io penso però che il diritto, che non esista nel nostro ordinamento, magari mi bacchetteranno coloro che sono più preparati di me, a rimanere in un certo carcere insieme a mio marito. E quindi lì magari è solo una paura loro, ed è assolutamente compatibile col quadro che vi è stato dato, ma certo è che per fare quelle dichiarazioni in cui si ritrattano e si dichiarano innocenti, hanno dovuto veramente passare un momento difficilissimo, e l'hanno superata proprio grazie agli aiuti di cui Olindo parla nella Bibbia. Di dichiarazioni di innocenza a me sembrano assolutamente cristallini, certo sussurrati, però io non credo, forse la prassi giudiziaria è più abituata a dichiarazioni di innocenza sventolate. Non è che abbiamo proprio questa modalità, come dire, questa regola di esperienza che, ma sì, tu fai una cosa, dici che sei innocente, ma piano, sussurralo piano, che vedrai che credo. Quindi è assolutamente anomalo avere persone, quindi, e nella sostanza, mentre in carcere si presenta piacere sono il mostro di erba, mentre in carcere gli fanno i video quelli di Picozzi, che ha fatto insorgere penso mezzo mondo della psichiatria questa distribuzione di video, ecco, sulla Bibbia annota. Mi si è opposto che però, insomma, diremmo delle cose non fondate. Dove vogliamo andare? Che Olindo ha anche mandato una bella lettera a Don Bassano, scrivendo. Allora, in quella lettera, faccio due considerazioni, non c'è in realtà una confessione, è più un cammino del perdono nel perdono, in cui Olindo con accanto il padre Giovanni, quindi padre Giovanni, il cappellano del carcere, apro una parentesi, colui che per primo si occuperà di trovare un aiuto al povero Olindo facendo intervenire l'avvocato Pacia, ecco, scrivono questa lettera a Don Bassano. Nella Bibbia cosa trovate? La lettera viene appiccicata
accanto al Salmo dell'innocente e ci trovate che in realtà il testo è un po' cambiato. Il testo diventa di una profezia loro. Qual è la loro profezia? Che davanti a Dio pagheremo per i nostri peccati spirituali, davanti agli uomini pagheremo per i loro. Capisco la complessità, ma l'hanno detto, penso, non so quante pagine siano, quella consulenza che, multidisciplinare che è andata minuto per minuto, foglio dopo foglio, elemento dopo, per offrirvi un dato di scienza che possa esservi di utilità. Io dovevo anche affrontare, ma proprio brevissimamente, quelle che sono il dato nuovo rappresentato dalle intercettazioni dei coniugi. Vi hanno già spiegato in quelle intercettazioni un mese, Olindo e Rosa tutto sembrano, salvo che persone che temono qualche cosa. Però un primo dato di chiarimento lo devo fare, perché alla scorsa udienza la procura vi ha proprio recitato una frase, perché diciamo al dato nuovo delle intercettazioni che cosa oppone la procura? È un dato irrilevante, perché i coniugi sapevano perfettamente di essere intercettati e quindi tutto quello che vi viene detto, insomma, è poca roba. E vi portano, e hanno declamato, quella che dovrebbe essere una dichiarazione che Olindo dice a Rosa in casa con basta, non parlare, non si parla in casa, anzi no, basta, non parlare in casa. Ora, io credo che proprio grazie al dato nuovo delle intercettazioni voi sappiate, innanzitutto basta ascoltare, quindi è sufficiente che ascoltiate l'audio per capire che non sta assolutamente parlando della paura di essere intercettati in casa. Quello che mi fa specie è che sta parlando di che cosa? Di tutt'altro. Di un problema del citofono, problema del citofono che si sente fuori nella corte, e questo problema sono giorni che cercano di risolverglielo i carabinieri. Di questo problema tutto il mondo sa, perché avete, io me le ero appuntate, ma trovandole in questo mucchio dove parlano di questo problema con tutti i vicini. Ma ritornando a quella basta non parlare in casa, che invece è tutt'altro, voi troverete che c'è Olindo che sta parlando con Rosa, si trovano in macchina e Olindo dice sì, me l'ha spiegato quello che avrebbe sentito per questo problema del citofono, che c'è un problema probabilmente di fili, ma domani lui c'è, o mattino o pomeriggio. E Rosa dice, no, fallo venire giù subito. E Olindo, vabbè Rosa, basta non parlare in casa che non ti sentono. Cioè dire, anche se arriva il pomeriggio, questa è... Io non ho, non ve l'ho probabilmente, ma un ascolto, un semplice ascolto, vi renderà ragione di quello che ho cercato di dirvi. Ecco, queste intercettazioni ambientali sono tre dati. Rosa e Olindo parlano con tutti in quella corte della strage, da sempre, con tutti i vicini. Sanno, tra virgolette, tutto, i vicini e loro, di come si sviluppano le indagini. E è arrivato il RIS, che per Rosa sono i vigili di Parma, che stanno facendo questo, che ci hanno chiesto la corrente. Poi con gli altri vicini si interrogano sulle indagini. Ma c'è un dato, quindi avete l'intercettazione in cui parlano e parlano abbondantemente con la Messina di quella lancia K, cioè uno di quei sei elementi che solo l'assassino poteva sapere. In realtà nelle intercettazioni abbiamo in tutta tranquillità la Messina che parla con Rosa Olindo e con altri vicini di questa lancia K che era arrivata, la signora Galli, tutti preoccupati, quella sera è arrivata però con la lancia K.
ancora parlano di altri aspetti che vi sono stati segnalati, ma quello che è diciamo l'impressione che uno ha dall'ascolto e dalla lettura delle persone che sono tranquille, all'ennesima volta che gli prendono le impronte tornano a casa e Olindo dice a Rosa: è la mia paperina, adesso le hanno preso le impronte, non può più andare a rubare, e ridono quando Olindo racconta a Rosa, guarda che si lamenta perché continuano a farli andare di qua e di là, ma guarda Rosa, stai tranquilla, tanto mi ha detto quello, il carabiniere, che entro l'anno arrestano l'assassino, quindi, come dire, abbiamo da pazientare qualche giorno. Oppure Olindo che legge il giornale a Rosa, non spiego perché, ecco, legge il giornale e legge che finalmente Frigerio dà una dichiarazione minuta di quello dell'accadimento e lui sbadiglia. Stessa cosa, arrivano le notizie del fatto che ci siano dei vicini indagati, le foto, loro ridono del fatto che le hanno messi sulle foto, li deve avvisare un'amica, ma guardate che le vostre foto sono in televisione, prendetevi un avvocato, fate qualcosa. E loro, c'è un'intercettazione in cui dopo questa allarme di tale Nanda, dicono: vabbè, ma prendere un avvocato, e poi i carabinieri ce l'avrebbero detto se siamo indagati. Io credo che questo dato sia per voi importante, anche perché è stato ritenuto importante dalla consulenza, quindi gli esperti dicono quello che noi stiamo cercando di dirvi, è un elemento che è di innocenza e che deve essere da voi valutato. Un brevissimo cenno sulla richiesta di accesso al server, lo so che ha già parlato l'avvocato Schembri, dico una parola, ma io tengo tanto a che cosa? Ad avere questo accesso per quel diciamo la mancanza delle intercettazioni del 28 di dicembre. Allora, abbiamo un excursus di tutta questa situazione di amnesia del signor Frigerio, e diciamo che dal 26 voi avete, come dire, la radiografia dei pubblici ministeri che chiedono che deve essere fatto un approfondimento, dei figli che aspettano il dottor Cetti e cercano di preparare il padre perché la prima volta non è andata bene, i medici che anche loro dicono vabbè, ma adesso arriva Cetti. Quindi abbiamo una serie di intercettazioni, tutti siamo lì a aspettare di ascoltare che cosa è successo il 28 di dicembre quando Cetti va. Non ci sono, ma quel che è peggio è che quando riprendono le intercettazioni e siamo al 3 di gennaio, la situazione, a mio avviso, non è per niente, devo fingere, tranquillizzante. Perché che cosa accade? Non solo non è migliorata la situazione di Frigerio, però volevo dire un'altra cosa. Abbiamo i figli che sono arrabbiati con Cetti perché gli rimproverano che durante avrebbe o somministrato un farmaco, insomma hanno il papà che non sta bene, che è stato due giorni, e sono giorni importanti perché il 2 Frigerio viene sentito dai pubblici ministeri, e noi abbiamo la figlia che dice che è da giorni che il padre purtroppo non sta bene perché c'è stato questo problema con Cetti, e devono essersi capiti se si erano chiariti, non si erano chiariti. Quindi questo buco è allarmante per il prima, mi sembra un elemento che possa offrire alle vostre conoscenze un dato importante, una ricostruzione al di là quello che poi potrete diciamo
l'utilità che potrete dare a questa registrazione una volta che l'avremo appresa, però avremo tutti le idee, insomma, più chiare di che cosa è successa in quella visita. Sto cercando di correre quelli che erano gli argomenti che mi ero preparata e spenderei due parole, se c'è del tempo, sulla consulenza della dottoressa Vasino, qua mi devo scusare, devo parlare di lesioni e non è una bella cosa, che sono le lesioni da scannamento che ha ricevuto la signora Cherubini, che hanno interessato, poi vedremo quali parti. Devo fare però una premessa che può forse esservi di una qualche utilità. Questa strage orrenda ha due caratteristiche. Chi agisce lo fa nella completa oscurità e tutte le vittime, tutte, hanno questo colpo da scannamento, vuol dire un colpo reiterato, un colpo che è, diciamo, il colpo finale, il colpo di grazia. Scola, avete le dichiarazioni, dice un dato chiaro e preciso. Stessa mano, stessa tecnica. Vuol dire che la tecnica dello del ferimento del bambino che lo porterà alla morte, la ferita di scannamento della povera Galli, la ferita di scannamento della povera Castagna, la ferita di scannamento di Frigerio e la ferita di scannamento della signora Cherubini sono state portate con la stessa mano. Il professor Torre, che io sono particolarmente grata alla procura perché ha usato delle parole veramente molto delicate per questo grande medico legale che noi abbiamo avuto il piacere di avere quale consulente durante il processo. Ha ricordato il procuratore generale che al professor Torre si debbono tante cose, sia la medicina che le aule di giustizia, e questo mi ha davvero commossa. Il professor Torre aggiunge qualcosa di più con quella chiarezza che appartiene solo alle menti illuminate, spiega anche: è il 31 marzo 2008, avete la spiegazione del professor Torre, spiega anche come quei colpi di scannamento vengono realizzati, vengono effettuati. Cioè la povera persona viene atterrata, dal dietro l'aggressore è alle spalle e viene portata la ferita da scannamento. Tutte le vittime, e dico tutte perché tutte hanno un colpo sottoclaveare o a destra o a sinistra, che è, sono mortificata per parlare di colpi, ma viene, diciamo, sferrato proprio con quando viene apportato lo scannamento. Ecco che allora ce l'ha anche Frigerio, ecco che ce l'ha la Cherubini, tutte hanno questa cosa. E questo dato di scienza consegnato dal professor Torre credo che possa essere importante come premessa. Lo è anche le modalità di questo scannamento. Ricordate che Frigerio, la tecnica medesima, dal basso in su, dal dietro in avanti. Frigerio uguale Cherubini. Il che significa che io ho un colpo al collo, recido per la Cherubini il collo, recido la parotide, entro nella bocca, colpisco in quel caso la lingua per 5 volte. Quindi faccio una
devastazione di quelle che sono tutte le parti che riguardano la bocca e il collo, oltre che la lingua. Ecco, io credo che la consulenza della professoressa Vasino, che è l'allieva di Torre e che ha fatto, come dice il procuratore, lealmente, vi ha scritto, ho fatto un approfondimento otorino laringoiatrico e vi dà la risultanza. La risultanza è che la fonazione richiede di avere la lingua e tutta la parte della bocca in grado di poter emettere il suono, la parola aiuto, aiuto che è stata detta, e con una lingua in quello stato e con dei colpi, con un colpo così efferato, quella povera donna non poteva certamente gridare aiuto, aiuto. Quindi, come la sentirono fare, e ve l'hanno già detto più volte, i soccorritori. Aggiungo un altro dato, è stata sentita gridare aiuto, aiuto più volte, quindi se io prima della fonazione ho l'aspirazione e quindi è il concetto di non aver trovato nelle vie aeree del sangue che invece sarebbe avrebbe dovuto necessariamente esserci laddove la persona avesse così gridato. Io avevo fatto tutta la premessa su come quella tecnica di colpire le vittime detta dal professor Torre, perché il procuratore generale aveva ritenuto che la posizione della signora Cherubini, viene trovata in una posizione genuflessa, non potesse essere una posizione da difesa. Ecco, io non solo è quella la tecnica, ma così è stato ferito e ucciso il bambino che viene girato. Così viene trovata anche la signora Galli, prona. Così descrive Frigerio. Quindi anche la posizione avuta dalla signora Cherubini è certamente compatibile con un tipo di aggressione che vuole la vittima a terra e il colpo finale che ho descritto. Se ho ancora qualche minuto, volevo parlare velocemente delle impronte. Vi è stato chiesto di poter accedere al server perché c'è un'impronta palmare trovata sul pianerottolo del piano terra, sul muro fronte scale, che è un'impronta utile ai confronti. La Procura Generale dice non è utile a niente perché appartiene a Bartesaghi. No, è stata proprio confrontata con Bartesaghi, con Olindo Rosa e con le vittime. Ecco, e quindi non appartiene a nessuno di loro. Ma c'è di più. Quella traccia palmare non è isolata. Fa parte di un percorso di impronte digitali, palmari, e quindi di una mano nuda, una mano non guantata. Chi colpì e chi aprì la porta della palazzina era una mano non guantata, quindi è la mano dell'assassino, colui che ha colpito, non sono Rosa e Olindo con i loro guantini bianchi, ma è quello che stiamo cercando. E quindi abbiamo un'unica impronta. Io spero che voi possiate aprire questo processo e
consentire l'accertamento, basta davvero poco, basta inserirla in quel computer che ha tutte queste impronte palmari. L'APIS, come ha ricordato, quindi basta veramente poco. Un'ultima considerazione è sulla richiesta di audizione di Tartaglia, dell'ex carabiniere Tartaglia. Il carabiniere potrà esservi di estrema utilità perché ha conoscenza delle pressioni che vennero fatte ai coniugi e a conoscenza che Rose e Olindo erano delle persone fragili ed intucibili, ma è anche a conoscenza, così risulta a pagina 175 della sua audizione che vi abbiamo prodotto, che il maresciallo Onesti fu quello che fece la perquisizione sull'auto dei coniugi la stessa notte. Allora, questo dato io credo che debba essere necessariamente da voi esplorato. Io l'ho detto prima, adesso ho perso di chiarezza, ma ho già detto che una delle grandi anomalie di questo processo è quel verbale di perquisizione sequestro da tutti firmato e poi da tutti sconfessato. Se così fosse, se Tartaglia dicesse il vero, vuol dire che ci troveremmo di fronte a un dato dichiarativo di tutti i carabinieri che hanno detto che la perquisizione non era stata fatta da Onesti ma da tale Moschella, e io credo che possa essere un approfondimento che potrà tranquillizzare tutti, perché davvero quel passaggio è un passaggio anomalo, perché davvero non si può dire ad un cittadino dopo chi è stato a casa sua e poi dirgli anche che c'è una traccia. Quindi vi chiediamo anche l'audizione di Tartaglia sotto questo profilo. Mi ricordano che Tartaglia è anche molto importante per quella vicenda delle intercettazioni mancanti, perché potrà testimoniare che di solito non è che se c'è un guasto lo si trova e lo si risolve, non si lasciano giorni e giorni di non intercettazioni senza che coloro che sono chiamati ad ascoltare non se ne avvedano. E potrà anche chiarire la questione Y-Log che è stata data. Sullo stesso aspetto Y-Log io richiamo anche l'inchiesta giornalistica. Vi abbiamo indicato alcuni giornalisti. Io credo che le inchieste giornalistiche siano molte volte servite, non siano solo una ritrovata della difesa, che in modo strano penso che inchieste giornalistiche abbiano potuto dar conto di molte vicende e aiutare al loro chiarimento. E io a questo punto dovrei aver terminato gli argomenti e quindi spero e vi chiedo l'ammissione delle prove. Vi ho parlato della Bibbia di Olindo che invoca la verità, Olindo che invoca il retto giudizio. Prima esaminate le prove e poi decidete. Quindi con questo poi mi riporto alle conclusioni e alla lista testi che è già a vostre mani. Presidente, mi scusi, proprio questo punto. Quindi alla fine abbiamo scoperto che la richiesta di prove di quell'articolo 495 riguarda le prove indicate nella lista testi, ho capito bene? Quella ultima, perché è diversa da quella indicata nella revisione. Bene, solo questo, per avere la certezza, perché poi l'ultima frase, diciamo, dopo sei ore di... Chiedo scusa signor Presidente, ma a questo punto è concesso a noi difese una puntualizzazione. Facciamo un rinvio e poi in quella sede magari se qualcuno... Sì Presidente, io mi prenoto. Anche perché l'articolo 495 che regola l'ammissione delle prove
e penso che noi siamo in questa fase dopo l'emissione del decreto di citazione, che contrariamente a quanto si è detto dalla difesa, noi nella memoria abbiamo fatto specifico riferimento al fatto che avevamo parlato sulla richiesta, sull'ammissibilità delle richieste di prova e sull'ammissibilità delle istanze di revisione che non sono accompagnate da richieste di prova. Dicevo, l'articolo 495 dice espressamente che il Presidente è sentite le parti. Il sentite le parti, a mio avviso, non esclude che all'occorrenza, come esattamente in questo caso, visto che con il riferimento alla lista tesi si aggiungono anche nuove prove non indicate nelle istanze di revisione, questa volta in via definitiva, l'avevo solo ipotizzato nel corso del mio intervento, che ci sia spazio, ripeto, per un'ulteriore audizione delle parti sui punti, tra virgolette, che non sono ripetitivi di quanto detto. Però naturalmente lo faremo alla prossima udienza. Sì, Presidente, chiedo scusa, io solo una richiesta per parte mia, perché non credo che avrò molto da aggiungere anche alla prossima udienza. Io chiederei di poter produrre, che è scritta al computer, la traccia che ho seguito nella precedente udienza, sono 26 pagine, le ho firmate tutte come fosse una memoria, perché so che non c'è la registrazione dell'intervento e visto che è stato più volte evocato quello che ha detto il Procuratore Generale per la parte che avevo trattato io, chiedo di poterlo produrre, ho una copia naturalmente anche per le difese, è in forma sintetica, ma secondo me anche sulla questione delle foto, del repertamento è indicata in modo sintetico la posizione della Procura Generale, quindi chiederei di poterla mettere agli atti. Prego. Posso, Presidente? Sì, prego. Allora, questo tanto al limite, se devono replicare, replicheranno. Allora, io avevo pensato al 7 maggio, c'è qualche problema? Io, Presidente, non ci sono, perché sono per un seminario della Comunità Europea in materia di confisca a Madrid, però ecco, insomma, se potessi esserci, io preferisco. Comunque c'è l'Avvocato Generale che insomma è sicuramente in grado di tenere la posizione. Sì, però se ci posso essere, naturalmente, sì. Rimetto a voi, che non voglio essere l'impedimento di rimetto. Anche perché, Presidente, come ha visto dal primo intervento, ci siamo un po' divisi gli argomenti, quindi ovviamente, siccome molti degli argomenti che tratta il Procuratore Generale sono stati oggetto di analisi da parte dei difensori, se due parole io non le dobbiamo dire sarà meglio che le dica lui. Io confesso che abbiamo i calendari pieni, per cui andrei al 10 luglio se non avete problemi, vediamo un po' così, almeno qua, gli impegni penso che per il 10 luglio non ci siano. Allora, rinviamo al 10 luglio alle ore 9 per eventuali repliche. Quindi, naturalmente, siete tutti abilitati. Nel caso di repliche dovremmo recuperare. Certo! Sto dicendo siete tutti abilitati, avevo appena detto, siete tutti abilitati. Chiaro che se loro replicano, voi replicate. Se non replicano, rimane tutto così. Dunque, dipende, se replicano il Procuratore Generale, allora certo, poi potete replicare anche voi. Noi su questo ci pensiamo. Appunto, vi pregherei di fare delle repliche brevi, perché se no non riusciamo ad andare in Camera di Consiglio manco quel giorno. No, ma infatti le nostre saranno puntualizzazioni su specifici punti e basta. Non... Okay, quindi potremmo contingentarle per tutti temporalmente. Sì, sì, infatti, cerchiamo di essere tutti sintetici. Se no dobbiamo andare a sentire. Io non so neanche se dirò qualcosa, aggiungerò forse l'Avvocato Generale. Io quella volta che ho prodotto la traccia che ho seguito, quello che avevo da dire allora, era quello. Quindi ci rivediamo il 10 luglio, si dispone la traduzione degli imputati. No, che io sappia. Sì, sì, no, le disposizioni che ho dato, le ordinanze che sono date in tema di valgono per, ancora. Okay.